Sono stati inaugurati questa mattina alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e dell'assessore alla scuola Anna Maria Palmieri due nuovi asili nido a Pianura. Il primo in via Padula 131 accoglierà 35 bambini, l'altra struttura in via Napoli ne accoglierà 25. Con i due nuovi nidi che ospiteranno complessivamente 60 bambini nel territorio della nona municipalità a partire da settembre, salgono a 10 gli asili realizzati e aperti negli ultimi 5 anni dall'amministrazione comunale. C'è stato un investimento enorme sulla scuola, a cominciare da appunto ai 0 36 mesi per poi arrivare a 18, quindi scuola comunale, asili nido, micronido, investimenti incredibili fatti in un momento storico in cui non c'erano soldi. A Pianura vorrei ricordare anche l'investimento che ho fatto come sindaco della città metropolitana per la realizzazione della prima scuola superiore a Pianura. Quindi questa città investe sulla scuola comunale, investe sulle insegnanti, sulla comunità scolastica, perché considera la scuola non solo il luogo del sapere e della conoscenza, ma il primo presidio della legalità e della costruzione di un futuro migliore per i nostri figli e per la nostra società e per la nostra comunità, e lo abbiamo fatto in tutti i quartieri di Napoli. I lavori dei due edifici hanno riguardato sia gli spazi interni che quelli esterni e sono stati realizzati con il primo riparto dei fondi ministeriali del piano di azione e coesione. È in via di aggiudicazione la gara per l'affidamento della gestione dei nidi con la seconda parte del finanziamento PAC, alla quale seguiranno le iscrizioni per l'anno scolastico 2016-2017.